Buongiorno a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi faremo subito un rapido unboxing a sorpresa perché ho qui una serie di pacchi e non so cosa ci sia dentro perché ne aspetto diversi, non ho controllato tutti i codici e quindi intanto cominciamo con questi. Due credo di sapere cosa ci sia. Comunque adesso lo andiamo a vedere insieme e eccoci qua. Abbiamo dei bei pacconi. Ora li vediamo insieme, poi qualcuno di questi sarà poi visto nel dettaglio in seguito. Ma perché c'è questa bruttissima luce? È tutto scuro, che succede? Vediamo un po'. Ok, molto meglio. Alcuni li andremo a vedere insieme in un secondo momento perché magari sono più complicati e necessitano un video più lungo, più complesso e più approfondito, e altri invece li vedremo subito in giornata dopo aver unboxato il tutto. Quindi posizioniamo la camera e procediamo. E allora cominciamo con questo qui. Allora, due di questi pacchi, in realtà tre, sono venuti da Show Z. Questo qui però, questo lungo, evidentemente viene da Show Z, da un altro store di Show Z, e quindi ha seguito un percorso diverso per quanto riguarda la spedizione. Infatti anche generalmente i codici di spedizione dei pacchi di Show Z cominciano per YT o UC e sono codici con cui dovete stare certi che non arriverà la dogana, perché probabilmente passano per paesi, per la Francia, insomma paesi in cui i controlli doganali probabilmente sono blandi. Questo qui invece aveva il codice CY, se non ricordo male, e infatti è l'unico pezzo, però è capitata la stessa cosa con lo stesso codice anche ad Emiliano, questo è l'unico pezzo da quando io acquisto su Show Z, e ne ho acquistata tanta di roba su Show Z, quindi penso di essere in grado di poter fare una statistica, perché avrò acquistato anta pezzi, almeno più di 30, 40 pezzi forse, tutti da Show Z. Questo è il primo pacco per cui mi sia arrivata la dogana, 24 euro di dogana, quindi tutto sommato anche una stima diciamo al ribasso, perché se ci facciamo i conti con il costo della spedizione, il costo del pezzo, l'IVA eccetera, avrebbe dovuto pagare di più e invece ha pagato solo 24 euro. Insomma, in un anno intero di acquisti ci può stare. Eccolo qui, infatti, è lui. E su questo identico pezzo, infatti, era arrivata la dogana anche a Emiliano. Stessa cifra, quindi probabilmente Emiliano 74, ormai penso chi mi segue lo conoscete, sicuramente già lo conoscevate da prima, comunque avete visto abbiamo fatto diversi video insieme, tra cui l'ultimo, una comparazione tra diversi modelli di Devastator. Eccolo qua. Santo patrono, eh sì, l'hanno chiamato così perché è un KO, quindi è privo delle licenze ufficiali e quindi l'hanno ribattezzato Santo patrono, patrono della Yes Model. Quindi dovrebbe essere una copia del Generation Toy, se non sbaglio. È praticamente identico, ma costa molto, molto, molto di meno. Scatola imponente. Robo Fantasy, Weibo.com, i vari indirizzi Facebook, Weibo, eccetera. È uno splendido combiner che però vedremo in un secondo momento, perché lo volevo aprire, però vediamo un po' se capisco da che parte sta. Togliamo innanzitutto questi due impicci, Ah, eccolo qua. Volevo vedere intanto come si presenta, sono curioso. Lo vedremo però in un secondo momento, in un video dedicato, perché questo sarà davvero complesso, perché va assemblato. Oh, bello, è un bel gigiotto, non un gigione, un gigiotto, cioè non è 50 cm. Una quarantina, qualche cosa. I manuali che sono praticamente inservibili,
Come vediamo, abbiamo qui dei pezzi di performing e qui i vari mezzi, i vari robot arrivano sotto forma di robot, non di mezzo, ma nemmeno tanto di robot, perché sono parzialmente trasformati per la modalità combiner. Quindi dovremmo fare un po' di lavoro per riportarli alla modalità combiner completa, che però tutti i video che sono disponibili su internet partono dalla modalità veicolare, perché questa è praticamente una versione tipo GIF, insomma, con tutti i mezzi tutti insieme, ma chi li aveva comprati separati nelle scatole arrivavano sotto forma di mezzo, non sotto forma questa forma qui. Quindi andranno ritrasformati sotto forma di mezzo e poi trasformati rispettivamente in braccia, gambe e tronco. E quindi, vabbè, lo faremo più in là perché sarà un lavoro lungo e complesso. Quindi, rimettiamo in scatola. E qui mi continua a abbassare la luce, non capisco perché, che c'ha sto telefono oggi. Questa è da troppo fastidio. E passiamo ad altro. Questo qui, altro pezzo arrivato da Sciozzera, stavolta senza dogana. Piccolino, quindi immagino che sia un Transformer. Sì, credo che questi di oggi siano tutti Transformers. Chogokin c'è qualcosa di molto bello e molto grande in arrivo. Quando arriverà lo vedremo. Credo che questo sia un veicolo, un Autobot Masterpiece. Ed infatti è proprio così, Prowl. Ero perso la sedia. Eccolo qua. Il nostro Prowl. Anche questo è un KO, come il Dio, come era Will, cioè Will, insomma, quello l'abbiamo visto ieri. Carina la scatola, in tutto e per tutto identica alla Takaratomi. Bella la qualità del lino dell'auto, che potrebbe stare tranquillamente una collezione di automobilina. Carino il robot. Trasformazione presumibilmente semplice come tutti questi pezzi qui. E quindi questo poi fra poco ce lo vediamo, eh. Poi, fa scherzo non mi usare il telefono. Abbiamo un altro pezzo, sempre da Sciozzeta, il terzo, l'ultimo. Ah, quello abbiamo visto prima, quel defensor, poi lo metteremo a confronto con il defensor che sto facendo della Strassbot, di cui ieri abbiamo visto il primo pezzo, che era Jokund. So che mi è arrivato anche, ma stava in portineria, Falz, che è l'altra gamba, mentre invece gli altri tre rimanenti tre pezzi sono in preordine e quando usciranno arriveranno. Andrà poi messo a confronto con questo qui, che sicuramente sarà di qualità nettamente inferiore. Ma questo ha un prezzo davvero davvero conveniente, quindi insomma è comunque molto carino in collezione, è grande, anche se non è in scala master, che sia un po' più piccolo, comunque è un bel pezzo. Fatto, una volta assemblato fa la sua figura.
E qui invece che abbiamo? E quanta carta? Oh, una scatola nella scatola. Sembra un brown box, ma credo che sia proprio la scatola, perché è sicuramente una di quelle, di quei che io, che non hanno nemmeno una scatola con le immagini a vista. E infatti questa scatola arancione, marrone, grezza, è proprio la scatola. E vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Anzi, quanto è grosso. Quanto è grosso e brillante. Bello. Questo è un KO, un Grimlock KO. E questo ce lo trasformiamo oggi, non in questo video, se no diventa troppo lungo. Un attimo che lo tiro fuori. Scatola con la schiuma in perfetto stile Kang Toys, però la Kang Toys ci ha abituato anche a dei bei disegni sulla scatola. Bello, imponente, massiccio. Sì. Che luce ma brutta che c'ho. Cioè, io lo vedo con un occhio tutto brillante, invece qua il telefono è cupo. Ma perché? Eccolo, così io lo vedo. Però se metto a fuoco ritorna buio. Boh, vabbè. Bello, tutto dorato, metallizzato, con tutti questi particolari trasparenti che fanno vedere le parti meccaniche sotto. La testa qui dietro con la bocca che si apre. Le manine. Questa è una versione oversize di un altro modello, ufficiale o terza parte, vabbè, non lo so. Questo comunque è il KO, credo che questo sia un KO di una terza parte. E abbiamo anche delle belle spade con il LED. Questa spada si illumina, non so se ha lei il LED internamente, poi lo scopriremo nel video, o se si è il LED all'interno del braccio che la porta. Comunque, davvero carina. Diventa tutta rossa internamente la parte trasparente. Ha anche la corona. Ok, e poi andiamo a vedere l'ultimo pezzo. Un attimo che faccio spazio, che quello è grosso. E allora, chi ci abbiamo qui? Oppela, minchia! Abbiamo un bel paccone per il gran finale, decisamente grosso e massiccio, di un peso di 6,5 kg. Questo viene da SDA. L'ho acquistato su Amazon Japan, però non ha la scatola di Amazon, perché non era venduto e spedito da Amazon, ma era venduto e spedito da un venditore terzo che lavora su, insomma, che ha il suo sito di vendita all'interno di Amazon. Quindi comunque garantito da Amazon, ma venduto da un altro. E io temevo che mi arrivasse la dogana, anche bella pesante, e invece no.
la mia spesa complessiva è stata, cioè la mia spesa totale è stata complessiva di 2 cani. Perché Amazon fa così, Amazon ve la calcola nella spesa di spedizione, la dogana fa una stima e ve la mette nel totale complessivo del pezzo che acquistate. Però che succede? Che poi se c'è una differenza, che magari costa di più, ve la manda da pagare a parte, se invece costa di meno, ve la rimborsa sulla carta. Io ho avuto degli accrediti di 10 euro, 15 euro, perché magari hanno speso un po' di meno rispetto alla stima che avevano fatto. Cosa c'è qui dentro? Ah, ci sono 6 scatole. 6 scatole che contengono Iron Arm, Moonshine. Riconoscete? Riconoscete? Bello l'imballo. Allora apriamola. E quanto scorre? Allora, scappano via. Eccoci qua. Eccoci qua. Moonshine. Se provo a spegnere la sta luce, secondo me è lei che mi fa riflettere. Oh, molto meglio. Eccolo qua. Il nostro corpo centrale, il nostro torace. Avete riconosciuto? Sono i componenti, i 6 componenti del Raidin di Moon Studio. I trenini. I 6 trenini. Queste sono le anche, Iron Arm, che quindi è il più pesante. Eccolo qui, vedete? Anche. Modalità treno. Modalità robotica. Poi abbiamo Iceland, che dovrebbe essere un braccio, no, manco per niente, è una gamba, non so se la destra o la sinistra. Questo treno ad alta velocità con muso verde. Abbiamo Coolpic, questa bella locomotiva, che qui ci fanno vedere con i fari accesi e con gli occhi accesi. Non so se abbiano il LED nei fari negli occhi, eh. Speriamo, non mi stupirebbe, perché comunque è un bellissimo modello. Che è il braccio destro. Green Zone, che dovrebbe essere il braccio sinistro. Esattamente. E è quello che è stato un po' più criticato nelle recensioni, se non ricordo male. E infine Dark Knight, che è l'altra gamba. Dopo, in modalità robotica sono tutti belli. I trenini in modalità veicolare sono stupendi, niente da invidiare a un modellino di treno. Tutti e 6 insieme formano un colosso, che è il Raiden, di circa 50 centimetri per 4,5 kg di peso, se non erro, 4 kg o più. Allora, questo modello io l'avevo visto in preordine su Shozeta. Non sapevo che fare, perché mi piaceva, mi intrigava, mi piacevano, ma sono sempre piaciuti a me i trenini. Sin da bambino ce l'avevo, mi piaceva giocarci, cioè vabbè. Reminiscenze. Il robot non lo conoscevo, questo Transformers, perché probabilmente quando è arrivato avevo già smesso di vedere i Transformers, però mi piaceva e lo volevo prendere. Su Shozeta stavano più o meno sugli 80-85 euro ogni pezzo.
Poi ho cominciato a vedere delle recensioni un po' in giro. In particolare poi ho visto una recensione su Potere Robotico in cui questo pezzo è stato non bistrattato, perché comunque il sensei diceva sempre è bello, è bello, è bello, però non lo so, mi aspettavo di più, non sono pienamente convinto, è un po' ballerino, eccetera, eccetera. Quindi alla fine poi io mi sono convinto a non prenderlo, perché comunque in quel periodo stavo vedendo anche altre cose e quindi ho speso i soldi in maniera diversa. Poi dopo mi sono pentito vedendo un sacco di altre recensioni e mi sono reso conto che invece il pezzo è proprio figo. Cioè, allora, non so cosa dovesse avere di più di quello che ha, perché comunque è fatto bene, è verniciato bene. L'ingegneria è fantastica perché in questo modello non c'è praticamente part forming. Tutte quante le parti provengono da trasformazioni. Non solo, delle parti che magari vanno tolte o okay, che comunque si trasformano in armi o in qualche altra cosa che alla fine serve al robot finale. Quindi c'è un part forming praticamente perfetto, il che significa un altissimo grado di ingegneria. È fatto con plastiche solide. Poi lo vedremo, lo maneggeremo. E è fatto molto bene, che sia leggermente ballerino, vabbè, ma è alto 50 cm, è normale. Ma voi trovatemi un combiner di quelle dimensioni che comunque non oscilla un po'. E poi bisogna anche saperlo posare. Cioè, io ho visto un sacco di video dove l'hanno saputo posare bene e è posabilissimo, molto più di qualsiasi altro combiner che ho visto, che generalmente restano sempre un po' come delle grosse marionette. Quindi mi ero pentito e l'ho cercato, solo che mo su Shozeta è sold out. Ce l'hanno su Robot Kingdoms, è un altro sito simile, pure su Bambus Bee mi sembra che sia sold out. Robot Kingdoms ce l'ha, allora sui venditori online, dai venditori online italiani è assolutamente inavvicinabile, perché vi costa più o meno come un motorino, un cinquantino usato. No, quasi un cinquantino nuovo. Se prendi un cinquantino cinese, ti avanzano pure i soldi, nuovo. Quindi è inavvicinabile. Su questi siti invece era quasi dappertutto sold out. Su Robots Kingdom ce l'hanno ancora e rivendono allo stesso prezzo di lancio, quindi 85 dollari l'uno, 80-85, più o meno stiamo lì. Solo che la spedizione costa 240 dollari, la spedizione. Non solo, perché comunque è pesante, a 6,5 kg e poi vengono spediscono da Hong Kong, quindi non so che giro facciano, sinceramente non mi fido nemmeno perché magari ci devi pagare la dogana, se vai a pagare la dogana su un pacco del genere dove ci stanno anche 240 dollari di spedizione che vengono comunque conteggiati a fine del calcolo delle tasse doganali, praticamente ti vengono altri 180 euro di dogana, quindi praticamente è anche lì inavvicinabile. L'ho trovato invece a un prezzo eccellente perché stava tipo sui 430 tutti e sei i pezzi tutti insieme, quindi meno dei 76 per 7, 42, sì, circa 70 euro l'uno su Amazon Japan con una spedizione dove diceva handling and shipping di circa 80 euro. Ora, handling e shipping, shipping e spedizione. Handling significa management, cioè insomma lavoro di organizzativo, non lo so che vuol dire, però non c'è scritto custom, cioè dogana. Quindi io dico, boh, magari mi arriverà da pagare la dogana e quindi avevo messo in conto che mi potevano arrivare da pagare magari un centinaio, 80, 100 euro di dogana, dico, boh, vediamo un po', proviamo, speriamo di no. E non sono arrivate, quindi il prezzo finale è estremamente conveniente, ne può valere la pena. Quindi questo però non lo vediamo oggi perché richiede un lavoro immenso, perché ogni singolo modello, forse sarà il caso di vederli uno per uno, trasformarli fino alla modalità arto e poi fare un video finale per assemblarlo tutto quanto. Comunque è una cosa che farò insieme a Emiliano perché ho assolutamente bisogno del suo supporto perché io non è che abbia tutta questa pratica nella trasformazione. Quindi, con questo vi saluto al prossimo video che sarà fra pochissimo con Prowl. Ciao!